Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e questo video è un video improvvisato e sicuramente sarà un video diverso dal solito. È appena successa una cosa incredibile, una cosa che forse dentro di me speravo un giorno potesse accadere. E ragazzi, mi è appena arrivata un'email dal direttore mostre di Etna Comics che mi ha chiesto se mi va di partecipare ad una mostra a tema Harry Potter con la mia collezione, quindi vogliono esporre la mia collezione e assieme alla mia collezione dovrebbero essere presenti anche le opere originali di Serena Riglietti. Serena Riglietti è l'illustratrice dei primi libri di Harry Potter, delle copertine originali della prima edizione italiana. Quindi ragazzi, questa cosa mi ha già mandato fuori di testa, quindi dovrei riuscire a conoscere anche Serena Riglietti, spero di farmi autografare i miei libri e naturalmente ragazzi ho detto di sì, quindi da questo momento partirà questa operazione mostra a Etna Comics a tema Harry Potter e man mano in questo video vi aggiornerò fino ad arrivare alla mostra, quindi vedrete questo video, ma vedrete tutto dentro questo video, perché mi hanno detto che al momento non posso dire nulla, quindi sto registrando questa prima clip e sarà una sorta di viaggio, di vlog attraverso questa avventura. Quindi ragazzi, cominciamo questa avventura insieme e scopriamo come andrà a finire. Eccomi con un nuovo aggiornamento, manca poco più di un mese alla mostra. La mostra non è ancora stata annunciata ad oggi e stiamo già lavorando su cosa mettere in questa mostra. Infatti stavo sistemando un po' la mia collezione, sto facendo un inventario di tutto quello che è presente nella mia collezione perché ovviamente va tutto portato lì sul posto, va stipulata un'assicurazione visto che muoverò tantissima roba da casa mia alla mostra e è appena arrivato un pacco, mi ha appena citofonato il corriere ed è un pacco che mi è stato inviato da Marco, de Marchingegno Falegnameria, che come sapete ha realizzato per me lo specchio delle brame, che anche quello sarà presente alla mostra, ha realizzato per me la mano di Mina Lima e tantissime altre cose e mi ha inviato questo pacco e naturalmente anche questa roba andrà a finire in mostra, quindi non vedo l'ora di aprirla. Ce l'ho qui, ho questo pacco qui tra le mani, è enorme e adesso lo apriremo insieme. E lui ha avuto anche la carinissima idea di mettermi un easter egg all'interno della bolla, qui dove era attaccata la bolla di consegna. All'interno mi ha detto di controllare perché c'era una sorpresa e all'interno ho trovato questo è un logo per YouTube col mio nome e cognome ed è bellissimo il legno e questo lo metterò sicuramente dietro poggiato da qualche parte, mi piace davvero un sacco. Naturalmente questi li fa anche su commissione, quindi nel caso potete contattarlo, vi lascerò sotto in info box in questo video tutti i vari artigiani, tutti quelli che hanno collaborato alla mia collezione e quindi magari volete recuperare qualcosa potete trovarla in info box. Detto questo, andiamo ad aprire il video. Scusate se non guardo sempre nel punto giusto, ma sto registrando con la telecamera frontale del telefono e quindi non sono abituato a guardare dove devo guardare. Detto questo, ragazzi, apriamolo, bisturi alla mano e vediamo cosa c'è qui dentro. Io già lo so, ma vedere dal vivo le cose di Marco è sempre un'esperienza assurda perché sono davvero meravigliose le cose che realizza. E quindi vediamo, vediamo. Ok, abbiamo aperto anche questa e dentro c'è un ulteriore pacco. Eccolo qui. Ecco qui il primo oggetto. Ragazzi, questo è fantastico perché si tratta della porta della Camera dei Segreti. Quindi aspettate un attimo, devo riuscire a tirarla fuori. Ok, eccola qui. Wow, bellissima. Guardate quanto è bella. Guardate, è in 3D. Quindi questi, i serpenti sono tutti intagliati. Bellissima. Il profumo è spettacolare. Mi ha anche realizzato dietro un gancetto per
appenderlo. Questa sicuramente la porterò in mostra, poco ma sicuro. Davvero, davvero bellissima, realizzata davvero benissimo. E poi abbiamo qui dentro, vediamo, fantastico. Guardate qui cosa abbiamo. Guardate questo quanto è bello. Anche questo da appendere, guardate. È fantastico, bellissimo. Questo, veramente, questo lo volevo da un sacco di tempo, lui lo sa bene. È bellissimo. Anche questo so già dove metterlo, lo metterò assieme alle cose dei Weasley, alle orecchie oblunghe, alla puffola, a tutte le loro cose, al decoy detonator. Ho già in mente come disporre le cose, ci sto già lavorando da un paio di giorni e non vedo l'ora davvero, ragazzi, non vedo l'ora di mostrarvi il risultato finale. Deve essere davvero una cosa figa, perlomeno nella mia mente lo è già, ma spero di riuscire a portare quello che immagino lì ad Etna Comics, quindi sono super super euforico. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo, perché secondo me è meraviglioso. E poi, dulcis in fundo, ragazzi, guardate qui cosa ho. Questa è una novità assoluta. Guardate, l'avete già capito perché già si intravede. Eccolo qui, abbiamo il cartello di Private Drive, che è bellissimo. Questo andrà anche in teca, vicino allo specchio delle brame, nella teca che ho intenzione di dedicare al primo film. Quindi, bellissima. Ci sarà il castello, porterò anche lui, non so come dovrò portarlo. Quindi ci sarà la torta del compleanno di Harry, ci sarà la pietra filosofale. Spero che qualcuno che mi segue sul canale riuscirà a passare ad Etna Comics per vedere la mostra. Poi mi piacerebbe sapere cosa ne pensa. Però, ragazzi, è bellissimo. Guardate, c'è anche sotto l'erba, ma non è finita qui perché si può richiedere come extra di inserire anche la professoressa McGranit che ho qui. Aspettate, poggio un attimo questo qui. Eccola qui. Eccola, la professoressa McGranit da poter mettere dove si vuole. Si può poggiare qui. Nella parte bassa, guardate che carina. Dietro si può legare ovviamente qui al paletto, o si potrebbe anche incollare qui in alto, ad esempio, anche così secondo me rende abbastanza, ma credo che la metterò nella parte bassa. Niente, sono già innamorato. Ragazzi, non vedo l'ora di continuare ad aggiornarvi su questa mostra. Aggiornamento numero 3, ragazzi, ho appena ritirato dal tabaccaio questo volume, questo libro che ho preso su Vinted perché su Amazon costava troppo e quindi l'ho recuperato su Vinted. Visto che, come vi dicevo, avrò l'occasione di incontrare Serena Biglietti ad Etna Comics, è raggiunto il momento di recuperare questo volume che adesso proverò ad aprire qui in macchina per vedere in quali condizioni mi è stato inviato. Ok, si chiama Harry Potter e Co. Società di magia e responsabilità illimitata di Serena Biglietti. Adesso mi sa che è un po' complicato riuscire a togliere tutto il cellofan qui in macchina, ma come vedete è un volume che contiene tutte le illustrazioni dedicate a Harry Potter realizzate da Serena Biglietti. È uscita anche una nuova edizione, costa 11 euro, la trovate su Amazon, ma questa costa un po' di più, l'ho beccata a 7 euro su Vinted e quindi l'ho recuperata. E adesso il mio obiettivo è quello di andare a farmi autografare la copertina di questo volume dalla Biglietti. Ci riuscirò? Lo scopriremo solo continuando a guardare questo video. E rieccomi, ci eravamo lasciati ieri sera dalla mia macchina, ero stravolto, avevo appena finito di lavorare e avevo aperto il libro preso su Vinted che adesso ho qui tra le mie mani, ve lo posso fare vedere un pochino meglio, di Serena Biglietti. È enorme, io pensavo fosse decisamente più piccolo, invece è molto grande ed è davvero molto molto bello perché all'interno abbiamo tutte le illustrazioni di ogni libro di Harry Potter, quindi sia le copertine che tutti i disegni che troviamo all'interno del libro. A parte una breve introduzione all'inizio di un paio di pagine, poi ci sono solo immagini all'interno e io spero di riuscire a farmele autografare perché davvero è molto molto bello questo libro, lo avevo sottovalutato.
perché pensavo fosse un libro piccolino, con poche cose dentro. Invece vale assolutamente la pena. Io l'ho pagato una stupidata, come vi dicevo ieri, intorno ai 7,50 euro su Vinted. Ma ancora ci sono altre copie, si trovano magari a poco più 12-13 euro, mentre su Amazon costava 21 più spedizione ed era usato, se non sbaglio, mentre su eBay si trova intorno ai 30 euro. Quindi io vi consiglio di recuperarlo. La copertina è molto bella e questa sovracopertina si apre totalmente e diventa un poster con una sua illustrazione con Harry ed Edwige. E questa andrà alla mostra, quindi la troverete lì alla mostra. Invece, parlando proprio della mostra, mancano poco più di 3 settimane. Tra poco faremo altri sopralluoghi lì alle ciminiere per capire come disporre tutte le cose. Come vi dicevo, ho fatto una lista di tutto quello che possiedo. Ora abbiamo diviso per categoria ogni vetrina che mi verrà data a disposizione. Dovrebbero essere 8 vetrine, quindi vorrei suddividerle in modo intelligente, diciamo così. E quindi ho pensato a una prima vetrina dove metteremo tutte le cose del primo anno di Hogwarts, diciamo quelle legate al primo film, quindi Specchio delle Brame, Pietra Filosofale, la torta di Hagrid, il cappello parlante, tutte queste cose che sono molto legate al primo film, il biglietto del binario 9 e 3 quarti. E quindi sto cercando di selezionare queste cose per la prima vetrina. Poi vorrei dedicare una vetrina ai tiri Wispy Weasley, una a Mielandia con tutti i dolci, e poi vorrei farne una dedicata agli Horcrux, una alle arti oscure, una ai libri e un'altra la vorrei dedicare ai pop-up. Ma ci sono anche altre cose, c'è anche una piccola zona dedicata all'erbologia, ad esempio, ci sono una piccola zona dedicata alla Umbridge, quindi vorrei proprio sistemare la mia collezione in modo coerente, in modo che possa raccontare comunque diversi aspetti della saga. Ne stiamo discutendo e quindi il povero Marco mi sopporta, io sono un continuo a fare richieste continuamente, voglio sapere tutto, voglio sapere quanto spazio ho, le misure delle vetrine, voglio sapere quali illustrazioni di Serena Riglietti verranno esposte assieme alle mie cose, così da rendere coerenti, come mi hanno consigliato anche loro, i miei pezzi con le illustrazioni di Serena, e quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora veramente, però mi sono reso conto di non avere tantissimo materiale cartaceo, perché mi sono reso conto di avere molta collezione di oggetti, di repliche, ma non mi sono mai dedicato più di tanto invece alle repliche cartacee. Quindi, oltre al biglietto del binario 9 e 3 quarti, io ho la mappa del malandrino, non è che io abbia tantissime altre cose. Quindi, devo dire un grazie gigantesco a Always Wands perché è uno di quelli che mi ha sostenuto fin dal principio e che grazie a lui ho recuperato anche un po' di materiale cartaceo che metterò alla mostra. Come ovviamente devo ringraziare tantissima altra gente come Marco del Marchingegno, che adesso sta creando un'altra cosa che spero di riuscire a mostrarvi sempre in questo video prima di portarla alla mostra, perché gli ho chiesto, posso dirvelo, gli ho chiesto di realizzare in legno la targa di Azkaban, quella di Sirius Black, quindi la faremo in legno, poi verrà dipinta, perché quella è resina in vendita, non è che mi faccia impazzire, mentre questa l'abbiamo fatta in scala 1 a 1 e spero che verrà come è nella mia testa. Detto questo, ho preso appunto diversi file da internet in questi giorni. Vi consiglio soprattutto il canale Wizardry Workshop, se non sbaglio si chiama così, su YouTube, dove lui è un grafico, realizza tantissime grafiche a tema Harry Potter, legate al mondo di Harry Potter, ed è possibile scaricarle e utilizzarle per le proprie collezioni. Non è possibile rivenderle, lui lo dice continuamente, non è mia intenzione fare questo, ma le ho stampate per la mia collezione. E infatti sono appena tornato dal tipografo e ho qui un po' di cose che voglio farvi vedere perché è davvero molto interessante. Ad esempio, ho fatto stampare il programma della Coppa del Mondo di Quidditch con tutte le sue cose all'interno. Ho fatto stampare un po' di proclami della professoressa Umbridge da mettere in esposizione. Ho fatto stampare questi incarti per la cioccolata, per incartare la cioccolata reale con gli incarti di Mielandia. C'è questa lettera della professoressa Umbridge che voglio mettere vicino
alle sue cose, alle cose che la rappresentano, o alla sua bacchetta, o alla sua piuma, quella che incide sulla pelle, ad esempio l'invito del ballo del ceffo, ma in questi giorni ho fatto stampare lettere, ho fatto stampare bigliettini del calice di fuoco, quello di Flair, quello di Victor Krum, di Diggory e di Harry Potter, li ho ritagliati, li ho invecchiati. E adesso sono già messi da parte. Poi ho fatto stampare anche questi, che sono delle brochure dei Tiri Vispi Weasley da mettere sempre lì vicino alle cose. Ho fatto stampare una copia della Gazzetta del Profeta. Quindi sto cercando di arricchire la collezione con anche questi prop cartacei, così da riempire anche le vetrine per bene. Davvero, ragazzi, ci sto mettendo tutto me stesso. Lo sto facendo, lo voglio dire qui chiaramente, lo sto facendo gratis. Quindi mi hanno chiesto se mi andava di essere coinvolto in questa cosa, visto che c'è anche l'anniversario di Harry Potter da celebrare, e quindi ho detto di sì, perché ci tenevo, visto che viene fatto nella mia città, ci tenevo a contribuire a questa cosa, quindi lo sto facendo gratis assolutamente, ma ci sto anzi rimettendo molti soldi, perché sto spendendo soldi per creare, per far stampare queste cose, per prendere nuovi pezzi, anzi ho il sostegno, come vi dicevo, di molti artigiani che davvero non finirò mai di ringraziare. E ultima cosa per oggi, questo video diventerà infinito, mi è appena arrivato questo pacco da Shein, perché ho acquistato un po' di cose, sempre, mi stava per cadere, sempre per la mostra, da mettere nella mostra. Perché mi servivano dei supporti, mi servivano dei supporti per poter esporre al meglio i gioielli di Luna Lovegood, quelli di Hermione, quindi avevo bisogno di un po' di roba e quindi adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Non ho speso tantissimo, Ho preso questo qui che serve per esporre le collane. Visto che ho diverse collane, come quelle di Grindelwald, quella dei Doni della Morte, la Giratempo di Hermione, non mi piaceva tenerle nelle teglie o nelle scatole, no, mi piaceva esporle in modo intelligente, diciamo così. E ecco qui, non so come si fa, se forse devo piegarlo, dovrò capire, ma questo è un piccolo espositore per collane. E di questi ne ho presi diversi, ne ho presi 1, 2, 3 e 4, ne ho presi 4 di questi, non so come stanno in piedi sinceramente, credo debba piegare questa parte qui, ma non sono sicuro. E poi ho preso anche altre cose, vediamo, c'è altro qui dentro, no, qui c'è un'altra bustina, vediamo cosa c'è, perché non mi ricordo assolutamente. Ok, ci sono questi a forma di foglia, che sono dei portorecchini, quindi qui andranno messi degli orecchini. Ce ne più alti, più piccoli, quelli a forma di ravanello di luna, quelli a forma di margherita rosa, del ballo del ceppo di Hermione, e varie altre cosine. Ci sono anche i supporti per la base, ovviamente, dove andare ad infilarli. E questo è quello che ho preso su Shein. Devo dire, molto veloci, mi sono arrivati in 9 giorni circa, quindi super consigliato. Ragazzi, adesso io stacco, vado a ritagliare tutte quelle cose che ho fatto stampare in tipografia, le vado ad archiviare insieme alle altre cose, e a breve mi sa che dovrò anche cominciare ad impacchettare la collezione, preparare gli scatoloni, magari vi farò vedere anche quella parte lì. Ho una paura folle perché devo smontare anche lo specchio delle brame che ho appeso lì davanti a me con tanta fatica. Devo portare anche il castello Lego che è un po' impolverato, quindi devo andare anche a pulire quello. Devo svuotare la mia libreria. Ragazzi, sarà un vero e proprio trasloco. Per fortuna i miei amici mi stanno dando una mano. Devo ringraziare tantissimo Diana e Graziano, che sono due miei amici che si sono proposti di aiutarmi in questa avventura. Quindi grazie mille anche a loro. Ragazzi, niente, io al momento chiudo qui anche quest'altra clip e al prossimo aggiornamento. È appena arrivato un pacchetto, ragazzi, da Marco, il Marchingegno. Volevo farvi vedere anche quest'altro progetto da aggiungere alla mostra e volevo farvi vedere anche cosa ho realizzato negli ultimi giorni. Ho realizzato questo.
Mi mancava in collezione, non lo avevo, quindi sono riuscito a trovare dei file da stampare su internet. Ho ricoperto questo vecchio mio libro. Ho dipinto le pagine di verde, ovviamente verde così molto Rita Skeeter. Ho stampato la copertina, ho ripassato tutte le parti in argento anche sulla costa e poi anche l'effetto del libro, come vedete qui con la copertina bucata e sotto la foto di Silente. Volevo metterla anche questa in collezione da tempo e quindi mi sono messo d'impegno e l'ho realizzata da solo. Quindi eccola qui, mi piace tanto come è venuta. E poi ecco qui anche questo pacchetto che adesso andiamo ad aprire e dentro c'è una cosa che potevo acquistare già pronta, ma era in resina e non mi faceva impazzire, quindi l'ho commissionata a Marco, che è stato super veloce e gentilissimo come sempre, e ecco che me l'ha fatta avere. E ecco qui, adesso ve la mostro perché è da terminare, lo farò io. Ecco qui, l'avrete già capito, si tratta della targa di Azkaban. La targa dove poi andrò a dipingere qui le lettere in oro, l'andrò a completare in nero invecchiato, e poi qui le parti bianche andrò a scrivere tutti i numeri della targa e sotto scriverò quelle cose con quei caratteri strani di Azkaban. Quindi ecco qui, questo è il legno, ovviamente tutto da completare. E non vedo l'ora di farvela vedere pronta. Ragazzi, nuovo aggiornamento. Oggi è il 19 di maggio, quindi ormai siamo davvero agli sgoccioli. Mancano circa 12 giorni all'inizio della mostra e quindi sto cominciando a fare gli scatoloni. Vi volevo anche raccontare di un ulteriore sviluppo perché uno di voi, un mio follower, che poi ho scoperto essere un grandissimo artista nel tempo, ho cominciato io a seguire lui perché è davvero bravissimo, si chiama Alessio Salitore. Lui è un painter davvero bravissimo, si occupa di, diciamo, di statue, action figure su commissione, sotto licenza per Warner. Lui è davvero bravissimo. Ha realizzato un busto di Severus Piton spettacolare, ma anche di tantissimi altri personaggi. Vi invito a seguirlo su Instagram, vi lascerò sotto il link in info box. E ve lo segnalo perché lui voleva venire a Catania per incontrare Serena Riglietti e farsi autografare la sua copia della pietra filosofale senza occhiali, che io non ho, e quindi gli abbiamo chiesto di prestarci questo libro per poterlo inserire nella nostra mostra e non solo, gli abbiamo chiesto anche il busto di Severus Piton, il prototipo che lui ha realizzato. Quindi ha gentilmente accettato, ci ha prestato le cose e verrà a Catania giorno 4 per poter incontrare anche Serena Riglietti perché sta realizzando un'opera appositamente per lei che andrà a riprendere le fattezze della copertina del primo libro. E quindi non vedo l'ora di vederla. Naturalmente ve la farò vedere anche in questo video. Se riesco a inserire la clip di quando consegnerà il premio a Serena Riglietti, spero di sì, ma in ogni caso ve la farò vedere in qualche modo. E ragazzi, quindi sono super entusiasta di quest'ulteriore collaborazione, di quest'ulteriore aggiunta alla mostra, perché comunque anche la copia senza occhiali che io purtroppo ancora non ho recuperato andrà a completare la collezione, quindi sono super super contento e poi ci sarà Serena Riglietti lì sul posto che firmerà i libri e tutto, quindi super esperienza, sono davvero contentissimo. Ma detto ciò, prima di arrivare alle cose belle devo impacchettare tutto, infatti già ho mille mila pacchi pronti e ne ho alcuni qui sul letto, come potete vedere, dove sto già impacchettando altre cose come la mandragora e tutto il resto. Ragazzi, aiuto. La situazione qui è questa: ho tutti gli imballaggi che ho raccolto in questo mesetto, sto preparando gli scatoloni con i libri, qui ho gli schemi su come andrà impostata la mostra, quindi arti oscure, oppure qui ad esempio abbiamo i Tiriviski Weasley, qui abbiamo lo specchio col castello, gli Oddidoni della Morte, gli Horcrux, ragazzi, un casino, e questa non so come dovrò portarla. Da sotto il letto ho tirato fuori questo, che è uno scatolone pieno di altra roba, naturalmente ragazzi qui abbiamo
un casino, le mensole già mezze vuote o le cose del marchingegno da imballare. Qui abbiamo il castello da dover spostare, è davvero un'impresa titanica. Ragazzi, oggi è il 2 giugno e sono sparito per un po' dal vlog. Sono passate almeno 2 settimane, forse un po' meno, da quando ho fatto gli scatoloni, ma ho trasferito tutta la collezione ad Etna Comics, qui a Catania alle Ciminiere. È stato davvero difficile, ma devo ringraziare tantissimo Diana e Graziano per avermi aiutato. Davvero, senza di loro non ce l'avrei fatta a portare tutto ad Etna Comics. Mi hanno aiutato a sistemare le vetrine, anzi hanno fatto quasi tutto il lavoro loro, quindi grazie mille. E ragazzi, è venuta bene, credo sia venuta molto bene. Oggi è il 2 giugno, è cominciata ieri la fiera, e quindi adesso è ancora presto, quindi spero non ci sia molta confusione dentro le ciminiere, così da potervi fare vedere la mostra, parlarvene un po' e mostrarvi il risultato finale. Spero comunque che tanti di voi avranno la possibilità di vederla, avranno avuto la possibilità di averla comunque visitata. Perché quando uscirà questo video sarà già finita, ma ragazzi, è stata davvero un'esperienza pazzesca, e quindi niente, adesso vi porto dentro e ve la faccio vedere. Eccoci dentro, qui c'è la teca con i miei 7 libri. In questa vetrina c'è la prima edizione senza occhiali di Alessio Salitore, e poi abbiamo anche quel libro di Serena Diglietti, questo calendario che era nelle librerie quando uscì il primo libro, quello sbagliato, questo qui senza occhiali, e poi qui la mia copia di Nina Lima autografata da Nina Lima, e questa illustrazione che invece è inedita della Diglietti con zio Vernon che parla al telefono e i gufi sullo sfondo, e questa è un'illustrazione sempre di Serena Diglietti che è possibile acquistare qui in fiera, e quello invece è il marchingegno, lo sapete. Seconda teca abbiamo il castello, abbiamo lo specchio bellissimo del Martingegno, ciao, e poi cappello parlante, Edvige, e qui ancora zona Quidditch, Gringott, pietra filosofale, comunque tutta dedicata al primo film, è una delle mie preferite questa qui, è venuta davvero bene. Terza vetrina invece dedicata a Mielandia, qui ho messo tutta la mia collezione di cioccorane. Poi abbiamo il succo di zucca, il libro di Mielandia che si odora, la cioccolana, la mandragora che mi è stata inviata da uno di voi. Poi abbiamo anche questo qui dell'artigiana, la pugna dirigibile, i gioielli di luna, gli spettrocoli. Qui ho stampato un po' di foto di Alloc. Abbiamo anche questa bellissima illustrazione. Quarta vetrina anche di Wispy Weasley. Ho stampato un po' di volantini dei Weasley, abbiamo biglietti, la strillettera di Diana, della mia amica, sempre il marchingegno, abbiamo la porta di Serpeverde, la porta della camera, il logo dei Weasley, e poi il baule che ho realizzato tempo fa e anche il calice della McGranitt con la sua bacchetta. Anche questa mi piace, è molto colorata, è venuta abbastanza bene. Quinta vetrina Animali Fantastici con questa illustrazione di Alessandro Allegra. C'è anche un'altra di Hogwarts, e poi abbiamo anche tutta la parte dedicata al Testamento di Silente, quindi dell'Illuminatore, Beelzebub, il Boccino, la borsa di Hermione, la copia di Rita Skeeter che ho realizzato per l'occasione, la rimandavo da un po', la Gazzetta del Profeta, la lettera di Grindelwald, e poi abbiamo un altro pochino di cose di animali fantastici qui. Vetrina dedicata alle arti oscure, sempre il marchingegno onnipresente, Marco, con questa di Azkaban, l'insegna di Notturnal Lay. E poi qui abbiamo anche la collana stregata, la daga, abbiamo la penna dell'Umbridge, la pozione con il succo con la ricetta, e poi abbiamo anche la tazza col grammo dell'artigiana, abbiamo davvero tante cose, i bigliettini del calice di fuoco che ho realizzato io, apposta per l'occasione, l'uovo, i pettini dell'Umbridge.
e poi sempre la nostra G-Sart, bravissima. Qui la vetrina con gli Horcrux, ma abbiamo questo busto bellissimo di Alessio Salitore che mi ha inviato, mi ha prestato per la mostra con la sua box in legno. Ragazzi, è bellissimo, questo è un prototipo, ma è fantastico. E poi abbiamo anche l'arazzo stampato sul plaid di Always Swans, che ragazzi vi consiglio di prendere perché è fighissimo. E poi abbiamo anche i doni della morte, il mantello, la bacchetta e l'anello. Ultima vetrina, abbiamo questo pop-up vintage e poi abbiamo anche le carte di Uno, prima edizione, e poi la collector di Pedelbardo che ormai conoscete benissimo, e abbiamo anche qualche libro pop-up, sempre Alessandro Allegra, e poi questi sono invece di Stuart Craig. Quindi la mostra è questa e poi continua con le varie stampe di Serena Riglietti che adesso vi vado a mostrare. Qui abbiamo quella di della Camera dei Segreti, è bellissima ragazzi dal vivo. Poi abbiamo Il prigioniero di Azkaban e poi ancora Il calice di fuoco, eccola qui, L'ordine della Fenice. E poi abbiamo Il principe mezzosangue e I doni della morte. Ci sono anche delle altre illustrazioni inedite come questa. E poi abbiamo la prima copertina senza occhiali. E da questa parte la copertina corretta con gli occhiali. Ci sono tante altre illustrazioni, questa del treno, questa qui, molte non si sono neanche mai viste. Credo fossero sempre per la pietra filosofale, sì. Qui abbiamo Il cane a tre teste, Raptor, Il passaggio dietro al quadro, Il troll, Natale, Lo specchio. Poi abbiamo questa copertina per il libraio, è un acquerello e acrilico. E poi qui abbiamo altre illustrazioni provenienti da diversi libri. Rete, benvenuti nella mia porta. Quasi quasi mi rispecchio un pochino con un studio. Una cosa barbara, eh? No? Qualcuno con un sorriso sbagliato. E questi che troviamo nella quarta di copertina nella bio. E poi le bozze della prima copertina. Ragazzi, questa clip la sto registrando a un mese di distanza da Etna Comics. Nel mezzo c'è stato il delirio, ho dovuto rismontare tutto, riportare tutto a casa. Nel frattempo, come saprete se mi seguite su Instagram, antonio.seria, ho venduto un po' delle mie cose e vi voglio aggiornare. L'esperienza è stata pazzesca, è stata fighissima, ho avuto la fortuna di poter incontrare Serena Riglietti, ho avuto la fortuna di poter incontrare tanti di voi, di conoscere dal vivo persone che seguo su Instagram come Rudy, come Emanuele, davvero è stato tutto super bello, ma questa esperienza mi ha fatto rendere conto che ho troppa roba, ho davvero troppe, tante cose che io accumulavo perché il mio sogno era proprio quello di creare una mostra, di riuscire a mettere in esposizione tutto proprio di Etna Comics. Io ci pensavo da diversi anni, è capitata l'occasione, Etna Comics mi ha dato questa possibilità, questa occasione di creare questa mostra con le mie cose, e quindi ho fatto quello che volevo fare, e adesso secondo me è il momento di andare avanti, quindi non lascerò Harry Potter perché ho ancora tanti progetti, devo tornare l'anno prossimo ai Warner Bros. Studio Tour insieme ad amici e farò dei vlog. Il mese prossimo andrò all'inaugurazione a Palermo di un pub a tema Harry Potter, ma vi dirò di più avanti, quindi seguitemi su Instagram, antonio.seria, perché sarò sicuramente più attivo lì in estate. Andrò insieme a Rudy di Potterbook 85, ci sarà anche il mio amico Graziano di Mogra Collectibles, quindi vi lascio tutti comunque i riferimenti sotto in info box e andremo lì appunto per vedere questo locale.
locale dove all'interno c'è un negozio sempre a tema Harry Potter gestito da Always Wands. Quindi ragazzi, sarà una cosa fighissima, vi porteremo insieme a noi. Ho anche tanti altri progetti, ci sarà la serie TV, voglio acquistare una copia di, del libro della pietra filosofale senza gli occhiali. Quindi non voglio smettere di collezionare come molti di voi hanno pensato, voglio semplicemente portare la collezione a un nuovo livello e togliere tutto il merchandising, quindi puntare solo su alcuni pezzi. Ad esempio terrò molte cose, terrò lo specchio delle brame, terrò anche la collector edition di Bedelbardo, terrò diverse cose, diciamo tutte le cose più ricercate, tutti i volumi, i libri, quello terrò assolutamente tutto. Probabilmente già ad agosto o comunque a fine luglio, una volta finite le ferie, le vacanze, comincerò a vendere tutto. Quindi qualora foste interessati, scrivetemi già direttamente su Instagram se ci sono dei pezzi che magari volete, che sapete che magari essere in mio possesso, io ve li posso mettere da parte, non c'è problema. Quindi magari scrivetemi già su Instagram e poi io pubblicherò prima su Instagram le foto di tutto quello che vorrò vendere e poi passerò a Vinted, a eBay, eccetera eccetera, ma darò la precedenza a voi che mi seguite. Detto questo, ragazzi, io ringrazio ancora tantissimo Etna Comics per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tantissimo Marco Grasso, che è colui che mi ha contattato per avviare questa collaborazione con Etna Comics. Ringrazio tantissimo Alessio Salitore e anche suo fratello e la sua ragazza che sono venuti a Etna Comics, hanno consegnato una statuina bellissima a Serena Riglietti, che si è emozionata da morire. Vi ho messo diversi video e foto su Instagram anche in quel caso, e Alessio mi ha fatto un regalo pazzesco che non vi ho ancora mostrato, ma che vi mostrerò in uno dei prossimi video, perché ragazzi mi ha fatto un regalo davvero assurdo che io assolutamente non meritavo. Li ringrazio ancora tantissimo per questo, ma ve lo farò vedere più avanti. E niente ragazzi, è stata un'esperienza pazzesca, quindi è il momento di andare oltre, di cambiare modo di collezionare, di evolvere il canale, e quindi a settembre si ricomincerà con altre cose, ma prima uscirà sicuramente anche il video del pub. Quindi ragazzi, occhio, iscrivetevi, continuate a seguirmi, mi raccomando, anche su Instagram, è molto molto importante, antonio.seria. E niente, io a questo punto chiudo il becco e ci vediamo presto con altre novità. Ciao!